proprio le cose. Siamo con l'addetto stampa del Sporting della Cina, sconfitta qui al Country Club contro la Don Bosco. Allora, un match che sicuramente è stato tranquillo, come si vuol dire, ma buon livello di calcetto, anche se la squadra vostra mi è sembrata meno grintosa rispetto a quella di casa. Un giudizio su questo match? Sì, effettivamente concordo con lei l'analisi della partita. Faccio un ringraziamento alla vostra società, perché spesso si sente dire e si legge che da queste parti si trattano male le società, i calciatori. Io mi devo complimentare ancora una volta con l'ospitalità della società per quanto riguarda, insomma, ecco, tutta l'accoglienza, la logistica, eccetera. Quando riguarda prettamente la gara, credo che l'avete visto, due calciatori infortunati, un attaccante e un difensore, Morini, che insomma proviene dalla nuova Circe, dicembre l'abbiamo preso, non è il giocatore che lo sto qui a presentare io. Già eravamo mancanti dell'attaccante dell'alto Belli, che è il nostro capitano, poi mancava anche Caringi, l'altro centrale, Frattaretti ancora non rientra per infortuni, Pecchia lo stesso che sta fuori per infortuni, insomma capisce che calcio a 5 vengono a mancare quattro pedine importanti, non resta altro che da fare i complimenti ai ragazzi che hanno partecipato alla gara. Da sottolineare anche l'ottima prova del mister, perché oggi giocava anche il mister con il numero 9, perché altrimenti non arrivavamo a scendere in campo. E altro, insomma, ecco, sono soddisfatto come è andata. Poi il risultato a noi per quest'anno interessa relativamente. Quello che interessa è che si parli bene della nostra società quando vengono sia da noi che quando andiamo fuori. Credo comunque, senza ombra di dubbio, che se ci accolgono così quando andiamo fuori, vuol dire che quando sono venuto a casa nostra l'abbiamo trattato bene. Sicuramente questo è il dato principale. Come ha visto questa Don Bosco Gaeta? Io la Don Bosco Gaeta, se devo essere sincero, l'ho visto molto molto meglio quando sono venuto da noi. Però ecco, mi chiedevo prima con il portiere, dicevano che obiettivamente faceva molto caldo, quindi sicuramente queste giornate poi la segnano le gare in un verso o in un altro. Tecnicamente ci stanno, tecnicamente insomma, è una delle più belle squadre che ho visto. Atleticamente però bisogna dirci le cose come stanno, li ho visti molto molto, oserei dire pure atleticamente inferiori a noi. Però con tanta esperienza in tanti giocatori, soprattutto il portiere, poi che fa la differenza, insomma, no? Il nostro è stato sfortunato in diverse circostanze, poi specialmente quando hanno deciso di giocare anche con il portiere un po' più staccato, e lì siete stati bravi voi a fare la partita. Poi è chiaro che la differenza e l'esperienza viene fuori. Questo nostro è il primo campionato, tutti i ragazzi che vengono da calcio a 11, sono tutti giovani, perché il più grande, se non sbaglio, è dell'89, e quindi insomma questa è una cosa che ci fa ben sperare per il futuro. Ma poi, come dicevo con un vostro dirigente prima, il campionato che possiamo fare noi sono questi, perché già fare la C1, mi diceva C2 vogliono qualche giocatore, in C1 mi sembra che ci vuole addirittura il campo con il parquet, e quindi bisogna pensare a quello che si va a fare una volta raggiunta poi la promozione, no? E quindi insomma, ecco, lo spirito fondamentale e principale di questa società è che questi sono tutti ragazzi che si conoscono dall'asilo, escono insieme, si frequentano prima, durante e dopo la partita, e credo che questo dovrebbe essere, a questi livelli, il vero insegnamento dello sport. Parliamo un attimo brevemente del campionato. Da questo Marina che prima in classifica ammazza il campionato, oppure ha qualche difetto? No, non ha difetti, perché guardi, io l'ho vista sia con noi quando siamo andati da loro, ma poi l'ho rivista anche a Fondi, l'ho rivista a Terracina con l'altra società di Terracina di calcio a 5. Beh, a Terracina si sono presentati in 6 persone, lei sa, 6 persone in questa categoria, in questo gioco è penalizzante, no?
nonostante questo hanno vinto 10-3, quindi la squadra c'è, è forte in tutti i suoi reparti, dal portiere agli attaccanti, poi si muovono. Mi sto venendo da calcio a 11, mi sto così guardando tante partite di Serie A, di Serie B, di Serie C, insomma le guardo un po' tutte, e è l'unica veramente che esprimono un calcio veramente come va espresso. Prossimo turno per voi? Speriamo che oggi il Latina va in Serie A, a proposito, quindi l'augurio e l'auspicio mio da sportivo. Diceva, scusi? Il prossimo turno per voi? Dunque, il prossimo turno riposiamo e poi abbiamo proprio l'Olympique Marina in casa, se non sbaglio. Però, insomma, sembra che stanno crescendo i ragazzi a noi. Sono giovani, quindi questo è quello che conta. In bocca al lupo. Crepi, grazie a voi e grazie ancora per l'ospitalità.